Costruito in acciaio inox, il box core era lo strumento che consente il campionamento indisturbato di sedimento marino, rilasciato in mare aperto, quando tocca il fondo viene chiuso da un peso messaggero, campionando il sedimento fino ad uno spessore di 30-50 cm, mantenendone intatto il profilo verticale. Le profondità possono essere elevate e l'attesa permette ai ricercatori di apprezzare ciò che li circonda. Il cavo in tensione e l'aumentata velocità della puleggia indica che il box core è adesso in risalita verso la superficie col suo carico. Una volta agganciato, lo strumento viene adagiato sul ponte della nave per procedere al recupero del sedimento marino. Con l'ausilio di una paletta e un po' di sforzo viene aperta la bocca inferiore per liberare la scatola, ovvero il box che contiene il campione. Alcuni tubi in PVC precedentemente catalogati vengono quindi inseriti con accuratezza dentro la scatola per mantenere sempre intatta la stratificazione originale. Conservati a meno 20 gradi direttamente sulla nave, i campioni verranno in seguito analizzati a terra con diverse metodologie per acquisire le informazioni necessarie sull'attuale situazione del fondale esaminato. Il sedimento residuo sarà anch'esso conservato per eventuali ulteriori approfondimenti sulla sua composizione biologica, geologica e fisico-chimica. La pulizia è necessaria per la manutenzione dello strumento e preserva inoltre il personale di bordo da possibili incidenti. Terminati i campionamenti, un'immediata analisi del lavoro effettuato precede il congedo con i nostri colleghi libici. La suddivisione del materiale catalogato viene fatta con accuratezza da tutto lo staff scientifico. Ogni singolo campione deve essere identificato per segnalarne la destinazione finale. L'aggiunta di ghiaccio nei contenitori assicurerà la conservazione dei campioni durante il trasporto. Salutiamo quindi i nostri colleghi dandoci appuntamento ad una nuova missione scientifica.